sta ancora lavorando, Ecco, è partita. partita. Quindi, buonasera a tutti e a tutti. Sono le 18:39, procediamo con la chiamata in appello per i commissari della. Devo mandare il verbale o ce l'hai? Sì, no, non ce l'ho, però ad ogni modo, insomma, Sì, i punti, te lo mando. la convocazione, i punti sono Sì. veramente qui. Quindi partiamo con la chiamata in appello per la presenza. Bertaccini. Presente. Quieti. Presente. La Gaiba è assente, viene sostituita dalla consigliera Manzini. Presente. Zagnoni. Presente. Lelli presente, Rimondi. C'è. Guglielmi. Presente. Graziano. Presente. Falco. Presente. Bene, veniamo collegati e sono presenti la responsabile di area Giome Trabaldi, il sindaco Daniele Ruscigno, la presidente della municipalità di Bazzano Ghiaroni, la consigliera di minoranza del municipio di Bazzano Chiara Masi, la consigliera di maggioranza del consiglio comunale Rosalla Luzzi. Direi di aver chiamato tutti. Quindi Bene. procedo. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della Esatto. seduta precedente del 18 Se ci marzo sono degli scorso. interventi, Esatto. in assenza di interventi, pongo il punto in votazione, quindi possiamo procedere con la chiamata in appello. Bertaccini. Favorevole. Quieti. Favorevole. Manzini. Favorevole. Gagnoni. Favorevole. Lelli favorevole, Rimondi, Astenuto in quanto io non ero presente. Guglielmi, Favorevole. Graziano, Favorevole. Falco. Favorevole. Bene, il verbale viene approvato con 14 voti favorevoli e 2 di astensione. A lei, Presidente. Bene. Quindi passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Interventi strutturali rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR, missione 6, salute M6, componente 1, C1, 1.1, casi della comunità CDC. Approvazione studio di fattibilità con preliminare assenso di deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 56 del DL 31 maggio 2021, numero 77. Coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, numero 108, per l'ampliamento della casa della comunità di Bazzano. Illustra il punto il sindaco Daniele Ruscini. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutte le consigliere, a tutti i consiglieri anche da parte mia e anche alla Presidente di Municipio, Lorena Ghiaroni. Allora, come già richiamato nell'oggetto dell'intervento, siamo qui a diciamo, dare il parere sullo studio di fattibilità per l'assenso preliminare alla deroga di quello che è appunto il progetto della Casa della Comunità, ovvero del progetto più ampio dell'ampliamento dell'ospedale di Bazzano. Questo si rende necessario in quanto la progettualità proposta dall'azienda sanitaria insiste su una porzione di area che attualmente è destinata a parcheggio e quindi si ritiene necessario naturalmente andare a ragionare e diciamo, dare questo assenso preliminare e successivamente anticipo già che ci sarà un ulteriore passaggio perché questo è uno studio di fattibilità. Non appena sarà diciamo, pronto il progetto esecutivo, poi ci sarà un ulteriore passaggio appunto per andare a confermare quello che è poi la variante dello strumento e quindi la deroga agli strumenti urbanistici. Quindi questa è una prima fase in cui verifichiamo, valutiamo quello che è la proposta dello studio di fattibilità. Voi avete ricevuto in documentazione una documentazione parecchio corposa perché per una questione anche di diciamo, economia di tempi, visto i tempi estremamente ristretti dell'attuazione di questo progetto, che consta poi in due parti, perché una parte sarà l'ampliamento vero e proprio con la Casa della Comunità, una parte invece sarà un intervento strutturale importante sul corpo centrale dell'attuale ospedale, che non è oggetto di questa commissione.
ma voi avete tutta una serie di elementi anche progettuali che sono gli elementi della candidatura che l'azienda ha fatto al Ministero per ottenere il finanziamento, che di fatto non sono oggetto di questa commissione, mentre noi ci andremo a concentrare su quello che è l'oggetto di questa commissione, che è appunto la deroga allo strumento urbanistico. Per comodità vi trasmetto la finestra con l'immagine, così capiamo tutti di cosa stiamo parlando, anche se immagino che avrete guardato naturalmente la documentazione allegata. Questa è la proposta progettuale. In buona sostanza nell'area rossa, di colore rosso, viene proposto l'ampliamento per un investimento di poco meno di 3 milioni e all'interno di questo ampliamento ci sarà appunto, verranno ospitati i locali della casa della comunità e anche alcuni servizi collegati a quello che sono il potenziamento dei servizi ospedalieri. Perché c'è la necessità di deroga? Ve lo dicevo prima, la proposta insiste su un'area che attualmente è a parcheggio, quindi andrà a occupare una parte di quest'area, e un primo elemento da sottolineare è che in questa fase progettuale ovviamente c'è un tema anche relativo a quello che è la riduzione dei posti auto. Quel parcheggio lì ha circa un centinaio di posti auto, in questa configurazione che potete vedere negli elementi descrittivi anche con i colori diversi degli interventi, si andrebbero a ridurre la capacità di questo parcheggio intorno a circa una ventina di parcheggi, perché una parte si recupera, una parte no, e in questo senso vi anticipo anche che c'è un'interlocuzione con la stessa azienda ospedaliera per andare a recuperare, anzi per lavorare al progetto poi in fase esecutivo di ampliamento di quel parcheggio nell'altra area adiacente all'ospedale, per andare a potenziare anche questo presidio per quanto riguarda appunto il tema dei parcheggi. Ora, adesso non è oggetto di questo studio di fattibilità, anche perché c'è stata un'accelerazione molto importante dell'attuazione di questo progetto. Avrete letto sui giornali che per l'area di Bologna sono diverse decine di milioni quelli investiti nel potenziamento delle strutture sanitarie. Questo è rientrato nel primo lotto d'attuazione, questa è una bella notizia, perché potremmo averlo, se avete visto anche un po' la bozza di cronoprogramma legata, la possibilità di avere anche in tempi relativamente rapidi questo importante presidio, questo importante ampliamento, e averlo appunto nel primo scaglione di investimenti che verrà realizzato dall'azienda sanitaria di Bologna. Quindi da questo punto di vista l'oggetto appunto di oggi è proprio questo, e quindi andare a variare, andare a dare il parere, il preassenso preliminare rispetto appunto alla deroga allo strumento urbanistico per l'oggetto che vedete in questa immagine. E vorrei richiamare nella mia sintetica esposizione anche le motivazioni che hanno portato alla selezione di questa area. Lo trovate al punto H del documento che vi è stato inviato, e quindi vorrei richiamare integralmente, così rimane anche a verbale. E quindi i tecnici dell'azienda sanitaria hanno valutato completamente quello che è l'attuale assetto dell'area ospedaliera, e quindi ci scrivono che l'attuale struttura territoriale è collocata all'interno del presidio ospedaliero, distribuito su una superficie di 1200 metri quadri, concentrati prevalentemente al piano terra e al primo piano dell'area nord-est del corpo principale. Il progetto nasce dalla necessità di ridefinire le attività territoriali al fine di garantire unitarietà e riconoscibilità per il cittadino, incrementando i servizi per raggiungere gli standard fissati dallo Stato per le case di comunità. La soluzione individuata, e qui vediamo il tema, prevede l'ampliamento della struttura territoriale attuale per circa 800 metri quadrati, oltre 200 di aree tecnologiche, consente appunto di collegare in continuità la casa di comunità con la struttura esistente, di utilizzare i servizi di diagnostica specialistica presente all'interno dell'ospedale anche per la casa di comunità, di risparmiare suolo in quanto si limita alla superficie costruita alla sola necessaria all'implementazione dei servizi integrativi alla casa della comunità. Cita anche quello che poteva essere uno scenario alternativo, ovvero sia di realizzare questa palazzina nell'area esterna all'attuale area ospedaliera, che è quella che rimane dietro. Da questo punto di vista però viene menzionato il fatto che rende impossibile utilizzare le sinergie con le tecnologie e il personale presente all'interno del presidio ospedaliero, avere continuità di percorsi e presa in carico del paziente con l'ospedale, e di ottimizzare quelle che sono le fonti energetiche già disponibili nel presidio ospedaliero. Naturalmente, dovendo replicare, quindi fare con questa soluzione alternativa di fatto un altro mini ospedale, replicare
tutte le strutture tecnologiche, i costi sarebbero raddoppiati e quindi questo andrebbe a precludere anche quello che invece è il potenziamento della struttura esistente, e quindi una scelta questa che credo che sia oggettivamente una buona soluzione per andare anche a ottimizzare quelli che sono i fondi che ammontano a circa 6 milioni complessivamente di investimento sull'ospedale di Bazzano, che quindi avrà due stralci di intervento, questo che è il vero e proprio ampliamento, l'altro invece un intervento strutturale nel corpo centrale della struttura. Quindi questo in estrema sintesi. Nel documento che avete visto poi nello studio di fattibilità c'è anche una prima proposta di come utilizzare gli spazi all'interno. Questa sarà oggetto naturalmente in fase poi di fase esecutiva di ulteriori ragionamenti, perché non è ancora l'assetto definitivo, parlo di quello che è degli spazi interni. So che l'azienda sanitaria ha in corso una serie di interlocuzioni anche con chi utilizzerà questa struttura per definire al meglio anche quelli che sono gli asset interni, gli aspetti interni della struttura, e quindi non scendo nel dettaglio da questo punto di vista, e magari poi non appena ci saranno anche le progettazioni, una fase più avanzata della progettazione esecutiva, che però non tarderà di molto perché comunque sia è un lavoro in evoluzione già nei prossimi mesi, immagino che ci sarà poi anche la possibilità di vedere appunto la progettazione esecutiva e di ragionare su quelli che sono gli elementi interni di quello che è il presidio ospedaliero. Qui, ripeto, noi stiamo valutando quello che è la deroga puntuale rispetto all'utilizzo della superficie a parcheggio. La chiudo qui, i documenti tanto sono stati consegnati, naturalmente rimango a disposizione per domande e risposte. Grazie al sindaco. Se ci sono degli interventi. Sì, chiedo la parola. Prego. No, chiaramente su quello che è il tema della commissione noi siamo assolutamente favorevoli, cioè di andare in variante per realizzare questa struttura che, se ben capisco, è una via di mezzo tra l'OSCO, l'ospedale di comunità, e voglio dire quello che è un po' la casa della salute. E siccome si era parlato anche di, vado un pochino fuori tema, ma giusto per capire, di realizzare un OSCO a Bazzano, volevo sapere se era nelle previsioni di quest'altro ampliamento di cui veniva menzionato poc'anzi, perché noi abbiamo parecchi problemi, soprattutto in medicina generale, di ristrettezza degli spazi, non abbiamo una sala per i dementi, insomma c'è bisogno di tante migliorie e aggiornamenti, anche perché le malattie e le patologie si sono modificate negli anni, tra cui, perché no, anche ripescare quell'ordine del giorno cui votammo tutti favorevolmente, anche del day hospital oncologico, che purtroppo è tutt'altro che non necessario ancora oggi. Ecco, volevo sapere appunto se anche per l'OSCO, per la Casa della Salute, perché così anche la Casa della Comunità è un luogo dove si danno servizi principalmente a tutti i cittadini, ma soprattutto quello che sono un po' i pazienti cronici, quelli che hanno più fragili del nostro territorio. Ecco, volevo sapere un po' come si inquadra questo intervento e se si innesta con altre varie chiamare, lo chiedo appunto al sindaco, altre tipologie di interventi che dovrebbero essere realizzate, che venivano dette anche in quell'iniziativa che venne fatta in piazza Bazzano, alla presenza appunto del sindaco, dell'assessore Donini, eccetera. Quindi volevo sapere un po' la cronologia e i tempi e come verranno svolti un po' tutti questi innesti che si dovranno fare alla nostra struttura. Chiaramente per quella che è la pura variante, consumiamo un pochino di suolo a parcheggio, però questi sono quei consumi di suolo che, a mio modo di vedere, sono necessari e utili per la nostra comunità. Grazie. Se posso, Presidente. Prego, prego. Grazie, sì, è assolutamente così, nel senso che voi sapete che le case della comunità sono un'evoluzione di quelle che noi chiamavamo case della salute, dove dentro erano previsti come servizi i medici di medicina generale più un servizio infermieristico a supporto dei medici di medicina generale. La Casa della Comunità introduce anche l'elemento dei posti OSCO, ovvero sì, i famosi letti di cura intermedia, che noi avevamo previsto anche in quel famoso accordo sindacale e anche in tutte le interlocuzioni che il consigliere Rimondi richiamava correttamente prima, nell'introduzione di 14 posti OSCO all'interno della struttura esistente, che avrebbero in parte però sacrificato alcuni posti di medicina generale. Questo ampliamento consentirà di portare a 20 i posti OSCO
e integrarli in quello che sono i servizi della casa della comunità. Quindi sicuramente maggiori spazi ci consentiranno di migliorare la qualità dei servizi e di pensarne sicuramente anche di potenziarne alcuni esistenti e magari ragionare anche su dei nuovi servizi. Quindi sì, la casa della comunità è la somma quindi dei medici di medicina generale più i servizi infermieristico e più anche i posti OSCO dei letti di cura intermedia. Grazie. Domanda stupida, flash. Chiaramente tutta la progettualità di questo verrà seguito, come dalla prima slide del PDF allegato, direttamente dalla struttura, dall'ingegnere che ha progettato il tutto, che ha fatto lo studio di fattibilità, viene gestito tutto dall'ASL, giusto? È corretto, sì. L'intera progettazione, anche tutta la fase di appalto e l'esecuzione dei lavori, perché è un progetto dell'azienda sanitaria. Naturalmente noi vi ricorderete che un paio di anni fa avevamo messo a disposizione l'area che è comunale, quella dietro l'ospedale, ed è abbiamo mantenuto la messa a disposizione per l'azienda sanitaria a titolo sicuramente assolutamente gratuito per lavorare su quelli che possono essere servizi complementari, in particolare se ci sarà necessità l'estensione del parcheggio attraverso quello che è il collegamento a quel parcheggino che c'è lì dietro adesso dove si arriva la camera mortuaria, per intenderci, perché comunque se potenziamo i servizi sicuramente un ragionamento anche di potenziamento del parcheggio andrà fatto. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, pongo questo punto in votazione, quindi chiedo alla segretaria di procedere con l'appello nominale. Sì, procediamo con l'appello nominale. Prima chiedo agli esponenti della minoranza, sì, ai commissari, se intendono non partecipare al voto. No, per questa cosa possiamo partecipare. Io voto. La commissaria Graziano vota. Voto. Il commissario Falco vota, perfetto, la commissaria Guglielmi. Anche il commissario Rimondi vota, ha detto. Sì, sì. Ah, ecco, scusate, non avevo inteso, ho dei problemi allora al microfono. Intanto registro l'entrata dell'assessora Govoni alle 18.43 e anche della presidente del municipio Veglio Fabbri. Esatto, mentre la consigliera Luzzi è uscita un paio di minuti dopo alle 18.44, quindi bene, non la vedo collegata. Bene, procediamo quindi con... Voto anche io, scusi che non era riuscita a dirglielo. Chiamo tutti, perfetto. Procediamo quindi con l'espressione del parere per il punto 2 all'ordine del giorno. Bertaccini. Favorevole. Pieti. Favorevole. Manzini. Favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lelli. Favorevole. Rimondi. Favorevole. Guglielmi. Favorevole. Graziano. Favorevole. Falco. Favorevole. Il punto viene approvato all'unanimità con 16 voti favorevoli. Bene. A questo punto ringrazio tutti per essere intervenuti e vi saluto. Buonasera. Buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Buona serata. Noi Lorena ci vediamo fra un po'. È andata.